L'ingresso del covo deve essere da queste parti. No, Jared, ti ho detto che volevo ghiaccio tritato, non... Siamo in onda. Amici, teste a spazzola! Beh, ci risiamo. Stavolta Spider-Man ha inseguito una banda di sgherri per la città, mettendo in pericolo chissà quante vite e causando danni. È nel sottosuolo. Dovrò improvvisarmi speleologo urbano. Una puzza mai sentita. Spero di trovarla prima che il fetore la stordisca. Se riuscissi a uscire da qui senza sporcarmi, sarebbe un miracolo. Ehi là! È uno spasso. Wow, guarda che posto! La quantità di infrastrutture che sorreggono la città è incredibile. Non darò più per scontata l'acqua corrente. D'accordo, vediamo dove arriva. Più avanti c'è una parete pericolante. Perfetto. Avanti. Uomini di Hammered. Hanno occupato una stazione della metro abbandonata. Devo eliminare questi tizi. Poi cercherò Sable. Sogni d'oro. Saranno almeno 10 minuti che valuti. Questi sono macchine che... Il boss diventerebbe una furia nel caso. Esatto, per questo mi muovo con cautela e valuto. Spider-Man è qui! La pacchia è finita. Devo sistemarli in fretta. Che è? Vieni! Ti ho beccato, Spider-Man! Facciamolo fuori! Bene, questo era l'ultimo. Dunque, scommetto che seguendo i cavi della corrente arriverò dritto a Sable. Speriamo non sia una carrozza portante. Bene, seguiamo il filo giallo. Magari incontro uno spaventapasseri, un... tunnel ostruito. Ma forse posso passare in mezzo. So che per cadere. Questa non me l'aspettavo. Cosa è successo? Cosa credi gli sia successo? È morto lì dentro, come gli altri. Chi era? Non ricordo il nome. Un cugino di Salcre. Si va là! Ti ho beccato, Spider! Mai perdere la concentrazione. Questa sembra la loro centrale operativa. Jetpack della Sable. Sarei disposto a pagare per assistere ai primi voli di prova degli scimmioni di Hammered. Progetto Olympus. Queste capsule... Gliel'ho detto! Ho solo contribuito al montaggio, non l'ho progettato io! Allora sei la persona sbagliata. In compenso, abbiamo la nostra prima cavia. No! 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 Non accendetelo! Vi prego! Mi serve solo qualche minuto! Posso risolvere il problema! Finalmente ci capiamo! Wow! Se Hammered mette le mani su questo giocattolino, siamo in guai seri. Quello sbirro stava per uccidermi.
Mi avevi promesso l'invincibilità. Le avevo detto quasi invincibile. Dopotutto lei è ancora umano. Allora rendimi meno umano. Temo di non capire. Hai capito perfettamente. Mettiti al lavoro! XRT-89, veicolo sotterraneo per trasporto truppe. È questo il vero nome? Preferisco Talpa. Tutto questo appartiene a Sable. Sì, ma molto materiale è all'estero. A che pensi, capo? Penso a come ha preso il controllo della città in pochi giorni. All'epoca del respiro del diavolo, intendi? Sì, sembra impossibile. Nulla è impossibile se possiedi i mezzi necessari. Beh, abbiamo i nostri escavatori. Non bastano. Se vogliamo il meglio, ci serve lei. Sì, certo. Ma come pensi di fare? Continuate a derubarla. Sarà lei a trovarci. Sable, mi sembra vicina. Cavi elettrici ad alta tensione e acqua. Cosa potrà mai andare storto? Questo covo sotterraneo dimostra che Hammerhead dovrebbe rinunciare a qualche sgherro armato e assumere degli ispettori alla sicurezza. Ogni minuto qui dentro è un chiodo in più sulla tua bara! Hai carattere, ti piace. Non otterrai mai ciò che... Salvata. Perché? Perché ho bisogno di te. Lavoro da sola. È una cosa che dicevo anch'io. So cosa succede in Simcaria e so quanto sia importante per te. Credi di saperlo, ma non lo sai. Quando riuscirai a fidarti di me? Senti, forse ho trovato un suo punto debole, ma non posso farcela da solo. L'ha liberata! Bene, ecco il piano. Io... Sì, è bel piano. Nelle strade della Simcaria. Sul serio? Io guardando film. Dovremmo scambiarci gli appunti. Riposate la terra!
Ma che spettacolo! Batti 5. Parlavi di un punto debole. Io aspetto ancora il 5, sai? Queste sono cartelle mediche. Sì, per lo più su quella placca che ha nel cranio. Acciaio carbonio. Resistente, eppure sensibile al... caldo! Ho un'idea. Beh, giuro solennemente di seguire i tuoi ordini. Ti chiamerò. Aia! Ma... sì... Mentre aspetto la chiamata, mi dedicherò ai miei doveri di ragno. Ma che succede? Continuo a trovare oggetti gialli. Magari c'è un nuovo artista in città. Un dossier della polizia. Qualcuno è stato ucciso durante una rapina, ma non hanno rubato niente. Un registratore audio, eh? Dunque... soffre di stress da lavoro. Insomma, si è rivolto alla persona giusta. È il mio campo. Me l'hanno detto. Mi descriva più in dettaglio ciò che provo. Carico me stesso di forti pressioni. Voglio essere sempre il migliore. E ho un capo molto esigente. Di cosa si occupa per lavoro? Queste conversazioni sono private, giusto? Certamente. Bene, perché se trapelasse qualcosa, lei sarebbe un uomo morto. Sul dossier c'è scritto 1 di 9. In giro potrebbero essercene altri. Qui ci sono delle coordinate GPS. Adoro le cacce al tesoro, ma ho il sospetto che alla fine non troverò un forziere pieno di dobloni d'oro. Ciao Peter, ti confermo che non sono mai uscito di casa. Mi fa piacere. E quindi? Stavo ascoltando la radio della polizia e non fanno che segnalare crimini. Arrivano rapporti a ripetizione. È impressionante, vero? Come fai? Non puoi essere dappertutto nello stesso momento. Ricordi cosa diceva May? Chi aiuta qualcuno... Yuri mi ha detto che qui era affogato qualcuno. Ma lei non era convinta, perché la vittima nuotava a livello agonistico. Ammetto di sentirmi a disagio. Penso dovremmo interrompere la seduta. Mi scusi, dottore, non volevo spaventarla. Sto diventando paranoico. Come le dicevo, il lavoro mi stressa. D'accordo. Parliamo ancora del suo lavoro. Mi descriva una giornata tipo. Una giornata tipo. Per prima cosa mi sveglio e controllo il telefono per sapere cosa dovrò fare quel giorno. Esco a fare colazione, seguo la dieta chetogenica, presente? Poi faccio il colpo. Ma a volte mi sporco e devo passare da casa per cambiarmi. Al pomeriggio cerco di andare in palestra. Alla sera ceno. Mi scusi, facciamo un passo indietro. In cosa consiste di preciso un colpo? Significa uccidere qualcuno per conto del boss. Ormai sono piuttosto bravo. Ho un buon curriculum. Questo tizio sembra un sicario del Maggia. Sembra il tassello di una storia più ampia. D'ora in avanti dovrò tenere gli occhi aperti. Scusa, Miles, eccomi. Hai detto che ascoltavi la radio della polizia e che volevi chiedermi? Come fai? Non puoi essere dappertutto nello stesso momento. Ricordi cosa diceva May? Chi aiuta qualcuno aiuta il mondo intero. Sì, ma non ho mai capito cosa intendesse. Ok, hai presente la signora che è venuta al feast con i due bambini l'altro giorno? Quella che hanno sfrattato. Esatto. Quando ha trovato lavoro, poco prima di trasferirsi nel nuovo appartamento, mi ha promesso che farà una donazione per il rifugio, appena incasserà il primo assegno. Noi aiutiamo lei e lei aiuta gli altri. La solidarietà è un moltiplicatore di forza. Esatto. May era grande comunque. Sì, la migliore. Ti invio un indirizzo appena finisco con questa storia. Tieniti pronto e porta i lanciaragnatele. Finalmente! Ah, mi ricordo. Una persona è rimasta folgorata in un incidente,
ma aveva legami con Ammered. Yuri ha cercato tracce di un delitto, inutilmente. Sentiamo cosa c'è nel registratore. Che ne pensa, dottore? Beh, clinicamente lei è un sociopatico. Non prova rimorso per le sue azioni, non è affatto stressato. Mi sembra che non veda nulla di sbagliato in ciò che fa. Quindi mi chiedo, perché è venuto qui? In gamba, complimenti. D'accordo, veniamo al punto. Se farà quello che le ordino, non ucciderò la sua famiglia. Wow. Vuole andare al punto? Va bene. So perché è venuto qui. L'ho capito nell'istante stesso in cui ha varcato la porta. Ma prima che lei chieda un favore a me, sarò io a chiederle di fare qualcosa per il sottoscritto. Che colpo di scena. Questi crimini sembrano coperture per esecuzioni del Maggia. Se l'uomo delle registrazioni lavora per il Maggia, forse ha ucciso lui queste persone. Sono pronta. Ci vediamo alla base. Volevo chiederti, com'è possibile che tu abbia una base in città di cui ignoro l'esistenza? Bella conversazione. Perché mi riaggancia sempre in faccia? Magari non ha riagganciato di proposito. È solo caduta la linea. Magari si aspetta che la richiami. Oppure potrebbe aver esaurito i minuti nel suo piano tariffario. Del resto sarà in roaming internazionale. Le costerà un patrimonio. O forse sentiva l'urgenza di lucidare le pistole. Applichiamo il principio del rasoio di Occam. La risposta più semplice è che mi odia. La logica uccide sempre il divertimento. Su, al lavoro. Allora, dov'è la base di cui parlavi? Wow! Ah, i tuoi giocattoli sono molto meglio dei miei! Adoro l'idea della fortezza invisibile volante. Ma ora che tutta New York l'ha scoperta, Ammered non tarderà ad arrivare. Ci conto. Per questo dobbiamo agire in fretta. Ho montato dei laser classe 5. Dobbiamo calibrarlo così non si surriscalda. Per nostra fortuna ho un master in calibrazione. Vediamo. Ok, da dove parto? Muovi l'alloggiamento in posizione. Subito. Ehi, bel laser. Agganciato. Ed è fatta. Non abbiamo finito. Ah. Dobbiamo ripristinare le antenne di puntamento. Certo. Non ho la più pallida idea di cosa siano. Esci dall'hangar e sali in cima ai trasmettitori. Agli ordini. Non dovremmo discutere della strategia da adottare contro Ammered? Non c'è molto da dire. Quando lo troviamo, puntiamo il cannone sulla placca che ha nel cranio. Il laser surriscalderà a livelli critici l'acciaio al carbonio, alterandone la struttura molecolare. E la renderà fragile, così potrò metterlo KO, questo mi è chiaro. Ma è sicura che non gli fonderà il cervello? Se il lupo attacca il gregge, rischia di finire impallinato dal pastore. Ok, ma ricorda la regola, pastorella. Non si uccide. Fatto. Come andiamo? I sistemi sembrano operativi. Ora dobbiamo collaudare mira e potenza. Perfetto. Aspetta, non vuol dire che stai per spararmi, vero? Non ancora. Ma devi lanciare quei bersagli. Certo. Ok, pronta? Pronta. Arriva! Centro! Full! Lanciane altri. Certo, mi sto divertendo. Ne arriva un altro! Bel colpo! È la versione militare moderna del giro al piattello? Oh, ancora uno! Per favore! Malvoccio! Dentro ognuno di noi si nasconde un fanciullo. Wow! Torna qui, resta un'ultima cosa da fare. Sì, arrivo. Dobbiamo regolare lo stabilizzatore giroscopico di navigazione per compensare il peso del laser. Accedi al terminale e aspetta che attivi il sistema.
Sistema pronto. Sono pronto. Ok, dovrebbe funzionare. Ora siete una squadra, Cory, ma non sarà sufficiente. Sable, mi servirebbe una mano qui. Walter è andato. Puoi sistemarlo? Ci provo. Ok, nel frattempo ballo un po' con Hammerhead. Sistemiamoti una volta per tutte. Ci siamo. Devo ringraziarti, mi hai aiutato a capire dove ho sbagliato in tutti questi anni. Per conquistare la città. Sable, a che punto sei? Riattivato il laser! Tienilo fermo! Cosa speri di fare? Ora posso avvicinarmi. Guardami! Non puoi uccidermi! Servono rinforzi! Ora! Hai scelto il giorno sbagliato! Non ti arrendi mai, però è ammirevole, ma ti ucciderò dovunque! Ok, ora! Affeggio il bersaglio! Sarai distruttivi, Peter! Non credo! Continua, insetto! Ancora non mi rispetti, tu! Che altro devo fare? Sai chi rispetto? Chi riconosce la sconfitta? Bombardamento in corso! Ho mancato. Riprovaci! Questa volta ti aiuto io! Io scaccio le bombe, tu tiragliele addosso! Siete in gamba voi due! Vi concedo una chance! Unitevi a me! O morirete! Io scelgo la posta numero 3! Finalmente danneggiarlo. Questo è per Yui. Arrenditi prima di farti male sul serio. Stai per morire. Prendi questo. Ottimo lavoro. Colpiscilo ora. Esperto. Devo esserlo anch'io. Ora puoi morire, eh? Sparagli! Ci provo! Non ora! Il laser non va! Aspetta! Ho un'idea! Non resisterò! A lungo! Tienilo! E poi? Pronto a saltare! Come, scusa? Divertente. Ehi, hai da fare? Conosco un'ottima pizzeria. La Sincaria mi aspetta. Giusto, devi combattere. Non amo la guerra, ma devo aiutare la mia gente. Lo so, scelte da eroi. Io non lo sono, ma ho imparato qualcosa. Ah sì? Tipo cosa? Abbattere nemici a battutacce? Beh, le mie sono ottime battute, ma l'umorismo è così soggettivo. Ti ringrazio.
Di tutto. Niente abbracci. Sì, no, certo. Ehi, non è che mi dai uno strappo in città? Potrei nuotare, ma poi chi la toglie la puzza di pesce dal costume? Pronto? Ah, i lanciaragnatele sono un po' stretti. Ti abituerai. Prova a starmi dietro. Ok, Ammered è sistemato. Ma i suoi uomini sono ancora liberi. I ragni non si riposano mai. Riceviamo segnalazioni. Oggi è un gran giorno per New York. Finalmente quel mezzo cyborg di Ammered è uscito di scena. E devo perfino dare merito a Spider-Man e Silver Sable, che hanno sferrato il colpo di grazia. Ma c'è un ma! Mentre i media asserviti si incartano nelle loro contraddizioni e si producono in lodi sperticate per quei due giustizieri, io voglio tornare sui fatti. Ammered non sarebbe mai arrivato a quel punto se la cara Silver Sable non avesse lasciato le sue armi in città. Per non parlare di Spider-Man, che ha rinfocolato la guerra tra bande e costretto un capitano decorato della polizia al congedo amministrativo. Quindi avranno anche risolto il problema, ma erano stati loro a crearlo. Attenzione! Il Maggia ha requisito un convoglio Sable. Segnalazione giunta da Tribeca.